Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa domenica dopo la celebrazione del Natale del Signore, ancora una volta la liturgia ci fa contemplare la famiglia di Nazareth, Gesù, Giuseppe, Maria, la Santa Famiglia, come giustamente chiamata per la presenza del Figlio di Dio e quindi della stessa santità di Dio. E vogliamo guardare a questa icona del presepe perché vogliamo anche noi ispirarci per vivere nella famiglia umana, nelle nostre famiglie di sangue, quelli che sono i valori che Dio ha rivelato in Cristo, Verbo incarnato. All'inizio di questa celebrazione, allora, disponiamo il nostro cuore a viverla come famiglia innanzitutto cristiana, la Chiesa, comunità, dove ancora una volta la misericordia di Dio viene per consolarci, per purificarci, per renderci ancora una volta figli suoi. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria,
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Il Signore ha glorificato il Padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il Padre espia i peccati e li eviterà, e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il Padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il Padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente anche se perde il senno e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata. Otterrai il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Mio Dio che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Mio tu che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitivi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nel riguardo di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza, con ogni sapienza istruitevi
e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Voi mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi figli, obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, volle cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione del Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, come dicevo all'inizio, in questa ottava di Natale, in questi giorni che vanno
dal Natale al Capodanno, la Chiesa celebra la Santa Famiglia. Una volta di più prolunghiamo la contemplazione del mistero del Natale attraverso questo nucleo familiare, Maria, Giuseppe, il bambino Gesù. Una famiglia alla quale noi ci ispiriamo in ragione di quella che è la rivelazione di Dio e che ha voluto nascere in una famiglia umana e ha voluto percorrere la sua esperienza storica attraverso quelle relazioni che sono molto comuni anche alla nostra esperienza, quella di avere una madre, un padre e di avere una vita all'interno di un nucleo familiare dove le varie figure hanno delle responsabilità, ma hanno anche una missione. Oggi si parla molto di famiglia, forse se ne parla piuttosto in termini problematici, in ragione appunto dei problemi che la famiglia vive a volte, sia per quanto riguarda le relazioni che sembrano essere messe fortemente in discussione, sia per quanto anche riguarda i problemi economici, visto che viviamo un tempo in cui le famiglie soffrono anche questo disagio, sia soprattutto in ragione anche di quella che è una cultura, una moda, forse una tendenza a voler disgregare questa istituzione che invece forse è il nucleo principale anche della società, oltre che della Chiesa, che rappresenta la grande famiglia di Dio. Ovviamente questa festa e la liturgia che viviamo non vuole certamente guardare la famiglia da questo punto di vista, né tantomeno tentare di risolvere questi problemi. Questa festa innanzitutto ci fa contemplare, quindi pregare il Dio che si è fatto uomo e che ha scelto di essere così prossimo a noi da ripercorrere la stessa esperienza che ogni uomo, ogni donna vive nella propria vita. Quello di nascere in una famiglia, di avere dei genitori che accudiscono il proprio figlio e di essere dei figli che sanno amare, onorare, come ci ha ricordato anche la liturgia della parola, i propri genitori. Sì, perché innanzitutto possiamo partire proprio da quanto ci ha annunziato la prima lettura, il libro del Siracide, che ci rivela, se vogliamo, dei fondamenti che non possono prescindere in rapporto da quelle relazioni che dobbiamo vivere in famiglia, tra genitori e figli. Certamente l'accento è posto sui figli che devono onorare. Onorare non significa stabilire semplicemente un rapporto di distanza, anzi quasi di timore. Onorare significa coinvolgersi in una relazione che è fatta di sentimenti, che è fatta anche di rapporti autentici e sinceri, che è fatta di riconoscenza. Non a caso la prima lettura mette in evidenza come i figli dovrebbero occuparsi e onorare i genitori anche quando essi perdono il senno, nel senso che riconoscere sempre nel proprio padre, nella propria madre, ma anche nei propri figli, perché il rapporto è reciproco, quello che è l'origine della propria esistenza. I genitori ci hanno dato la vita, i genitori ci hanno permesso di affrontarla con tutti i mezzi a disposizione umani e materiali. E quindi in sostanza si parla di riconoscenza quando siamo capaci di essere vicini ai nostri genitori in tutti i momenti lieti, i momenti gioiosi, i momenti in cui abbiamo un ruolo di figli, ma forse anche e soprattutto nei momenti in cui si capovolgono le situazioni, in una relazione che non deve mai smettere e che deve avere sempre in sé la profondità di un mistero che è fatto soprattutto d'amore, quell'amore profondo che dobbiamo nutrire tra di noi in una famiglia. Non solo, anche San Paolo ci ha ricordato nella lettera ai Colossesi come una famiglia umana, in particolare possiamo dire una famiglia cristiana, perché stiamo guardando alla famiglia di Nazareth dove Cristo è il centro. Ecco, ci parla di quei sentimenti di tenerezza, di bontà,
di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, di sopportazione vicendevole e soprattutto di perdono vicendevole. Ecco, parole che evocano sentimenti che forse oggi mettiamo da parte, che forse oggi non siamo capaci di vivere nella profondità del loro valore, che forse oggi addirittura rifiutiamo. E quindi, come vedete, la famiglia è in crisi al di là di tutte le problematiche esterne ad esse, perché all'interno di essa forse dobbiamo recuperare queste virtù fondamentali. D'altronde lo abbiamo pregato all'inizio della celebrazione: noi ci ispiriamo alla Santa Famiglia perché vogliamo vivere di quelle stesse virtù che hanno, possiamo dire, orientato i passi della famiglia di Nazaret. Una famiglia che, come il Vangelo ci ha ricordato, non è una famiglia privilegiata. Lo abbiamo già meditato nel Natale, dove è una famiglia di profughi per certi aspetti, è una famiglia che non trova posta nell'albergo, è una famiglia che anche in un momento particolare, la nascita di Gesù, deve far fronte ad una difficoltà contingente, materiale, in ragione di quello che sarà proprio la nascita di Gesù in un campo di pastori, onorato e venerato dalle persone umili e semplici come i poveri pastori, e quindi di conseguenza che vive tutto il disagio di una fragilità umana legata alla propria realtà. Una famiglia che, come abbiamo visto, affronta già delle difficoltà particolari, perseguitate, la fuga in Egitto e quindi l'esperienza di essere addirittura profughi altrove, dove non si è conosciuti e dove fondamentalmente bisogna superare tanti ostacoli. È una famiglia che addirittura deve rifugiarsi a Nazaret, non solo perché si possa adempiere la scrittura, sarà chiamato il Nazareno, ma proprio per assicurare, e qui la premura di Maria e di Giuseppe, una vita tranquilla e un futuro, possiamo dire, al proprio figlio, al bambino Gesù, dove il coinvolgimento di questi genitori è totale, è pieno, e se vogliamo nella fede qualcosa che occupa tutta la loro esistenza. Gesù diventa il centro della loro vita, ma come ogni figlio per dei genitori è il centro della propria esistenza e della propria missione familiare. Ecco, la parola di Dio ci fa guardare in questo modo alla Santa Famiglia, perché possiamo ispirarci in un mondo, come dicevo, che sempre più vede i problemi della famiglia e forse non arriva a cogliere il senso di quanto la parola di Dio ci vuole ancora una volta ricordare. Senza dubbio, se alcune virtù fossero vissute con maggiore responsabilità e anche con maggiore spirito di umiltà all'interno delle relazioni familiari, e potremmo anche noi superare tante difficoltà per quel che riguarda appunto i nostri tempi. E sappiamo bene che anche noi dobbiamo affrontare tanti ostacoli nella vita familiare. Penso a un padre, una madre, come è difficile oggi formare i propri figli in una cultura che senza dubbio ha tolto tante remore alla famiglia, ma non ha saputo rimpiazzare con la verità di tanti altri valori che invece dovrebbero sottostare ed essere fondamento della famiglia. Mi rendo conto quando sia difficile anche confrontarsi con una società che tenta e che mina a disgregare la famiglia, e quindi i genitori possono rimettere in discussione ogni giorno quei valori che vorrebbero insegnare ai figli. Certamente è un momento critico per la famiglia umana, perché indubbiamente per quel che riguarda proprio i cristiani c'è anche una crisi di fede. Perché questi valori provengono dalla capacità che noi abbiamo di vivere i nostri rapporti umani improntati a quel riferimento alla famiglia divina che è la Santissima Trinità, dove il fulcro centrale è quello che tiene uniti le relazioni profonde della Trinità e l'amore, ed è lo spirito di un amore che forse viene sempre di più meno anche all'interno delle nostre relazioni.
Ecco, celebrare la Santa Famiglia allora significa ringraziare e lodare il Signore per quel che ci ha rivelato in Cristo Gesù, venuto ad abitare in mezzo a noi, venuto ad abitare in una casa terrena, venuto ad abitare all'interno di un contesto familiare che ci è giustamente vicino e a cui dobbiamo fare riferimento. Vogliamo pregare oggi per le famiglie, perché il Signore susciti davvero quei sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine e di magnanimità, nella capacità anche di riconciliarsi sempre quando è disgregazione nella famiglia, perché ognuno mette al primo posto i propri principi, le proprie rivendicazioni e nessuno forse è capace a volte anche di fare un passo indietro e di riconoscere il proprio ruolo all'interno di una istituzione come quella della famiglia, dove ciascuno ha una sua identità, ciascuno ha una sua missione e ciascuno deve prendere sul serio il ruolo che deve svolgere all'interno della famiglia, sia i figli nei confronti dei genitori, sia i genitori nei confronti dei figli. E dobbiamo chiedere al Signore di essere appunto ispirati in questo, proprio per permettere alla famiglia di offrire un luogo dove tutti possono realizzare la propria esistenza, possono sentirsi appagati e gratificati della propria vita e possono giustamente scambiarsi quei doni reciprochi che ci permettono di onorarci, e cioè di coinvolgerci in un rapporto profondo d'amore, sia i genitori sia i figli e sia tutti coloro che all'interno di una famiglia poi possono dare il proprio contributo. Alla famiglia umana dobbiamo fare riferimento, come alla famiglia di Nazareth, per quanto riguarda anche la famiglia cristiana, cioè la Chiesa. E più forte è la famiglia nei termini relazionali terreni, più forte è anche la Chiesa, più se stessa, laddove sappiamo vivere anche all'interno della Chiesa, ma ancor più all'interno dell'umanità, questi valori, nell'accoglienza, nel rispetto reciproco, nella capacità di rispettare i propri ruoli ed ecco insieme costruire una famiglia umana, perché no, dove l'amore, la pace, la solidarietà, l'accoglienza, la capacità di mettersi a disposizione soprattutto dei più deboli e dei più indifesi diventano i valori di fondamento per costruire la casa terrena. E allora, fratelli e sorelle, in questi giorni del Natale, mentre guardiamo con commozione al presepe, come faceva Padre Pio, che di fronte all'immagine del presepe, della Sacra Famiglia, arrivava a commuoversi fino alle lacrime, ecco, diamo anche noi il nostro contributo, innanzitutto all'interno della nostra famiglia, dove viviamo i nostri rapporti familiari. Diamo il nostro contributo anche all'interno della famiglia umana, mettendoci a disposizione soprattutto di coloro che sono umili, fragili e forse che hanno bisogno del nostro sostegno. Certamente, come ci ha detto la parola di Dio, vivere i valori familiari in questo senso ci offrirà la benedizione del Signore e la offrirà non solo a noi, ma a tutte le nostre persone care. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Chiediamo a Dio, nostro Padre, che ci faccia crescere nella carità vicendevole sul modello della famiglia di Nazareth. Preghiamo insieme e diciamo: rinnova, Signore, le nostre famiglie. Rinnova, Signore, le nostre famiglie. Per la Santa Chiesa, perché sia modello per tutti i popoli, manifestando l'amore, il perdono e la condivisione tra i vari membri. Preghiamo. Rinnova, Signore, le nostre famiglie. Per tutte le famiglie, perché siano sorrette dall'amore del Padre, per affrontare i momenti difficili lungo il cammino della loro vita cristiana, preghiamo. Rinnova, Signore, le nostre famiglie. Per le coppie che si preparano al matrimonio, perché pienamente coscienti di questo grande sacramento, predispongono i loro cuori all'amore e all'accoglienza reciproca, preghiamo. Rinnova, Signore, le nostre famiglie. Per la nostra comunità, perché unita nella preghiera, dall'ascolto della parola e dalla partecipazione al banchetto eucaristico, gusti la gioia di essere famiglia cristiana. Preghiamo. Rinnova, Signore, le nostre famiglie. Signore, sii presente nelle nostre famiglie come lo eri in quella di Nazareth, perché possiamo vivere nella pace e nella serenità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio. Accogli, Signore, questo sacrificio di salvezza e per intercessione della Vergine Madre di San Giuseppe, fa che le nostre famiglie vivano nella tua amicizia e nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella terra della vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Questa festa ci ricorda che siamo tutti figli di Dio e che abbiamo un Dio che è Padre, così come ci ha insegnato Gesù. E allora vogliamo pregare questo Padre con le stesse parole che Gesù ci ha lasciato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiate un segno di pace. La pace sia con te. La pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Gesù, e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Padre misericordioso che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Ecco, la benedizione solenne del Natale sia anche un segno di benedizione per voi, per le vostre famiglie. In particolare vogliamo estendere questa benedizione soprattutto ai tanti genitori che ci seguono attraverso Padre Pio TV e che magari sono un po' soli o negli ospedali perché malati o nelle case di riposo perché anziani, e che magari vogliono sentire soprattutto in questi giorni la presenza, perché no, dei propri familiari, in particolare dei propri figli. Un particolare benedizione anche ai tanti figli abbandonati. Oggi la nostra società produce anche questo. E allora è davvero che il Signore possa riportare nelle famiglie cristiane, ma anche in qualsiasi altra famiglia dell'umanità, quella pace, quella serenità, quell'amore, quella concordia che servono perché tutti possano crescere in dignità dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questi giorni santissimi, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo. Pastor.